Sotterrata l'ascia di guerra tra De Luca e 5 Stelle, si è aperta da mesi ormai la stagione della collaborazione. Ieri il governatore e il ministro Di Maio si sono incontrati a margine delle celebrazioni della liberazione ad Acerra con il capo dello Stato. 15 minuti di faccia a faccia per chiarire due punti. Il gruppo dei 5 Stelle in regione resta all'opposizione, ma per le elezioni amministrative si lavora al campo largo, che ha già funzionato a Napoli con Manfredi, per un'alleanza con il Partito Democratico fin dal primo turno. A confermarlo è la capogruppo del Movimento a Santa Lucia, Valeria Ciarambino, che smentisce ogni notizia sul suo ingresso in giunta. La verità è che noi, nella più assoluta trasparenza e chiarezza, abbiamo detto sin dal nostro ingresso in Consiglio regionale, in questa consiliatura, che avremmo lavorato con un atteggiamento di collaborazione per senso di responsabilità. Questo è quanto, non c'è nulla di diverso, non c'è nessun ingresso in maggioranza, nessun ingresso in giunta nella maniera più assoluta, e io posso dire che questo atteggiamento ci sta già ripagando, se è vero che grazie al Movimento 5 Stelle sono state approvate detrazioni sull'addizionale regionale IRPEF che riguarderanno 400.000 famiglie della Campania, per un risparmio di 12 milioni di euro in tutti i comuni che andranno al voto di qui all'estate, quindi il 12 giugno, ovunque sarà possibile. È chiaro che poi ci sono circostanze peculiari di ogni territorio che vanno valutate, ma come atteggiamento generale io credo che dovremo lavorare ad un'alleanza che ci consenta di andare al governo di queste città e portare avanti quindi le misure che i cittadini aspettano da troppo tempo.